Amici e amici di Rossini TV, bentornati nel Salottino di Fisioradi. Questa sera abbiamo l'opportunità di avere ospite per la terza volta in tre anni il dottor Sebastiano Calpona. Dottore, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti, grazie per il rinnovato invito. È un piacere parlare col dottor Calpona, abbiamo già avuto modo di discorrere con lui nelle prime due edizioni di C'è Up Obiettivo Salute, ma avendo i tempi più lunghi, oggi abbiamo anche l'opportunità di conoscerlo meglio e questa è sicuramente una cosa estremamente positiva, perché il dottor Calpona ha comunque una bella vicenda personale alla quale arriveremo che parte comunque dalla sua giovane età, 49 anni, viene dalla Puglia, da San Giovanni Rotondo, ha origini ci tiene a dirlo, meticce meridionali, in quanto sì. c'è di mezzo anche la Sicilia. Ma come avviene questa folgorazione per la medicina, dottore? Beh, devo dire la verità: io ho uno zio un po' più grande di me che ha studiato medicina. E come spesso accade, dai racconti fascinosi, soprattutto della, della sua storia in un ambiente particolare come quello dell'Università di Bologna, sono sempre stato così affascinato. E devo dire il vero che anche l'idea eh, di sentirsi chiamare in una condizione di bisogno, c'è cioè bisogno di un medico e non di un altro professionista, mi ha sempre dato quella eh, spinta, quell'elemento di, di orgoglio che effettivamente poi eh, ha portato a concretizzare ecco, questo mio sogno. Che peraltro ha utilizzato questa forma tanto cinematografica, ma poco ci manca che le è successo per davvero alluvione di maggio 2013, l'istituto nel quale lavoro è a Meldola, istituto di ricerca Dino Amadori, che è proprio a Meldola, alluvione e chissà in quanti avranno detto, c'è un dottore? Eh sì, sì. E purtroppo, devo dire, la posizione logistica del, dell'istituto in questo caso è stata sfavorevole perché noi abbiamo come confine proprio la sponda di uno dei, dei fiumi interessati dal, dall'esondazione, che è il Bidente. Poco ci è mancato effettivamente perché l'istituto potesse essere completamente eh, allagato. Non nascondo che abbiamo avuto anche dei momenti di eh, grossa tensione e siamo stati costretti a ridurre in modo importante le attività eh, dell'istituto stesso che è stato chiuso per tre giorni consecutivi. Poi grazie alla volontà devo dire, dei romagnoli, ma non solo perché l'istituto si può avvalere di tanti professionisti che non sono esclusivamente della Romagna, siamo riusciti con grossa fatica a, a ripartire. Quindi eh, è stato veramente un momento di, di tensione, di apprensione, non solo per la struttura, capirete, ma anche naturalmente per la numero dei pazienti che circolano intorno all'istituto e che alla fine sono stati costretti, per fortuna per poco tempo, a dilazionare le terapie. Pensate quindi quanti problemi davvero che si creano quando ci sono calamità come queste legate purtroppo al riscaldamento globale, che anche è un fattore che va a incidere poi nelle, purtroppo in queste esondazioni, in queste manifestazioni meteorologiche così estreme. Dottore, poi dopo effettivamente comunque sia si avvicina la pratica medica in una specializzazione complessa, in una specializzazione che non è da tutti, perché quando comunque si parla di oncologia ci vuole... Una vocazione nella vocazione, al di là della vocazione per la professione medica subentra anche qualcosa in più. Sì, l'oncologia è, devo dire, una scelta molto eh, importante per tutto quello che ha, non c'è solamente il, il paziente, dietro c'è un contesto familiare. Noi non curiamo la, la patologia, ma dobbiamo prenderci cura della persona, dobbiamo prenderci cura naturalmente del suo contorno familiare. È difficile, è veramente raro. Direi trovare un paziente che si presenta da solo, è sempre accompagnato da una persona che gli vuole bene, da una persona cara e capirete che oltre alle rassicurazioni che si devono dare al paziente bisogna anche rassicurare la famiglia perché molte volte il pensiero è che di fronte al paziente non venga detta tutta la verità. Questo non succede perché, come dire, la nostra deontologia ormai ce lo impone, bisogna utilizzare naturalmente le parole giuste e quindi diciamo oltre a essere un lavoro eh, come magari tanti altri lavori la parte empatica e la parte di supporto eh, a 360 gradi è molto molto pregnante. Certo, eh, infatti l'ha detto, quindi anche proprio una modalità di comunicazione molto particolare, molto difficile, ma è cambiato l'atteggiamento del paziente che oggi viene comunque dal dottore, dal medico e si ritrova con una diagnosi di tumore. Poi sappiamo che dire questo è, è molto generalista perché può essere, è, si può andare da un tumore A per arrivare a un tumore Z, però in generale è cambiato questo approccio. Direi di sì. Io non sono più ormai novello nella mia professione, diciamo che dallo scorso millennio, posso dire, mi occupo di patologia oncologica e devo dire che in questi più di vent'anni è cambiata. È cambiato anche per merito, o meglio per la presenza della globalizzazione che noi in questo momento viviamo, per la diffusione, la capillarità. Eh, di internet, quindi un tempo il paziente ascoltava esclusivamente le parole dell'oncologo, forse più che al contenuto eh, badavano anche al tono, all'inflessione con le quali eh, le, eh, le comunicazioni venivano fatte. Oggi invece molte volte capita di trovare pazienti che si presentano con degli articoli eh, chiedendo il perché di un prodotto rispetto ad un altro e devo dire la verità per noi è diventato anche un po' più difficile perché le fake news o le false speranze che molto molto spesso eh, albergano in questi, in questi pazienti di, è difficile da, da radicare. Però devo dire che noi siamo fortunati, abbiamo un sistema sanitario eh, importante e anche la fiducia che i nostri pazienti eh, ci danno è, è altrettanto grande e di conseguenza insomma, si riesce a fare un percorso comune. Questo è davvero un, un aspetto determinante, considerato anche che purtroppo delle volte accadono fatti che non dovrebbero accadere, riferiti proprio alla classe medica o anche a quella infermieristica, però sapere di avere un servizio sanitario nazionale che in realtà accoglie tutti, apre tutti, come viene detto anche a livello di Costituzione, è un elemento che fa la differenza. Poi, dottore, lei a un certo punto però nella sua pratica si avvicina proprio alle ossa. Perché? Perché? Studiando e trattando l'oncologia c'è una grossa ripercussione sull'apparato scheletrico delle persone, devo essere sincero. Se devo essere sincero, il mio come certo dire, che deve essere sincero. approdare alla salute dell'osso è stata una necessità. Uh... Il 6 gennaio, il 7 gennaio, a dire la verità, di qualche anno fa, ho ricevuto una telefonata dall'allora mio ex direttore dicendomi che bisogna sostituire il collega che per un problema di salute non potrà più occuparsi di questo aspetto. E quindi io dal 7 gennaio all'8 gennaio di parecchi anni fa mi sono dovuto completamente reinventare. E ho dovuto naturalmente approfondire e studiare tipo questa materia, ma in realtà al di là di questo così elemento aneddotico, L'Istituto ha una lunghissima storia, lo possiamo considerare nell'ambito del panorama nazionale il capostipite della salute dell'osso. Ci tengo a dire che la Società Italiana di Osteoncologia, l'attuale Società Italiana di Osteoncologia, è stata fondata dall'Istituto, quindi con persone dell'Istituto, quindi abbiamo una storia di, di inizio. Ed è venuta fuori proprio dalla necessità di gestire gli effetti collaterali di tanti nuovi farmaci. Che effettivamente hanno preso piede in modo importante. Basti pensare semplicemente agli inibitori dell'aromatasi, credo che in qualche altro nostro incontro ne abbiamo parlato, che sono diffusissimi ormai nella gestione della malattia oncologica sia in fase adiuvante che nella fase eh, metastatica, che hanno tra i loro effetti collaterali, con una penetranza del 100% un'accelerazione del turnover osseo. Quindi, è un'equazione assoluta. Io prendo un inibitore dell'aromatasi e ho sicuramente un danno osseo. Capirete che un istituto di ricerca con una tradizione del genere, un'attenzione eh, nei confronti della ricerca stessa, non poteva lasciare cadere inosservata questa necessità. E quindi abbiamo cominciato a studiare il problema e abbiamo creato il primo ambulatorio di, di salute dell'osso, che oggi continua ad essere uno dei fanalini importanti del, dei fanali, importanti direi dell'Istituto e uno dei pochi eh, in Italia. Poi, oltre naturalmente alle neoplasie mammarie, anche le neoplasie prostatiche, la necessità della deprivazione androgenica in forma curativa, anche queste determinano dei danni importanti a livello dell'osso. Ma questi sono solo due piccoli eh, tasselli farmacologici della quantità invece dei farmaci che oggi sappiamo avere un danno e una correlazione purtroppo negativa sull'osso per fortuna abbiamo le risorse giuste per poter gestire questo tipo di problemi. Quindi è la dimostrazione descritta così bene dal dottor Calpona di come il nostro organismo sia tutto interconnesso. Si agisce su una parte di esso, ci sono conseguenze per un'altra parte, quindi è tutto collegato. Uno degli strumenti che viene più utilizzato quando si parla di salute delle ossa è il densitometro e ci sono e mi piaceva entrare nel merito di questo argomento perché sicuramente ci sono da sfatare alcuni miti e da approfondire meglio alcune verità sull'utilizzo del densitometro. Sì, il densitometro, devo dire, è un elemento importante. Nella diagnosi della salute dell'osso perché ci fa una fotografia precisa di quello è il peso, ecco, io lo paragono sempre a una bilancia, è uno strumento che, grazie a una tecnica, diciamo che oggi il gold standard, quindi l'elemento densitometrico utilizzato e avallato per questa tipologia di, di diagnosi da parte anche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, è il densitometro a raggi X. Ecco, molte volte sento dire: Ah, dottore, ho già fatto una lastra del torace faccio un'altra densitometria ossea forse troppo eh, gli attuali strumenti, le attuali, eh, attuali apparecchiature hanno un'emissione di radiazioni potremmo considerarle quasi pari a zero. Per intenderci basta aver fatto un esame densitometrico e si è visto subito che l'operatore nella fattispecie qui a Fisioradi sono io ecco che, eh, che mi occupo di questo aspetto sono a stretto contatto col paziente ma a stretto contatto non sono due metri io sono a 50 centimetri dal lettino questo perché il fascio di radiazione cade solo ed esclusivamente in una zona molto controllata della, del corpo, ma soprattutto perché l'emissione di radiazioni è bassissima. Per intenderci, se utilizziamo la radiografia del torace come elemento di confronto, è circa un decimo. Ma questo non ci deve eh, neanche, voglio dire, mh, sollevare oltremodo. Basti pensare che in natura, in ambiente, noi annualmente prendiamo una quantità di radiazioni ionizzanti, le cosiddette radiazioni di fondo. Ecco, la dose equivalente consentita normalmente nella media nella legislazione italiana è circa un terzo. Ecco, il densitometro emette un decimo di un terzo di quella che potrebbe essere la dose massima. Questo non significa che posso fare una densitometria ogni settimana, però ci sono determinate condizioni in cui l'esame densitometrico, se c'è necessità, può essere ripetuto due volte all'anno se si utilizzano particolari trattamenti farmacologici o se ci sono patologie che ci permettono di come dire, seguire con un'assoluta assoluta sicurezza con una quota di radiazioni veramente bassissima. E questo tutto grazie appunto all'evoluzione all della tecnologia, all'evoluzione di tutto ciò che viene messo a disposizione dei pazienti. Ha toccato un argomento interessante, quello degli ambienti, eh, cioè dei, dei caratteri esterni, le radiazioni. Ma è vero che comunque prendere il sole fa bene alle ossa durante l'estate? Cioè è sicuramente un elemento di salute oppure dobbiamo stare attenti per tanti altri motivi? E come ormai abbiamo imparato, eh, non c'è un bene assoluto. Ogni <ride> sì. azione, o meglio a ogni azione corrisponde un'azione uguale e contraria per intenderci Quindi prendere il sole sicuramente fa bene, ma certamente non lo possiamo prendere nei momenti eh, in determinati momenti particolari della giornata. Nata, quelli dove naturalmente la nostra pelle o per una questione di, di latitudine alla quale noi siamo eh, sarebbe particolarmente dannosa per la nostra cute, eh, per via dell'inquinamento del quale citavi poc'anzi, del buco dell'ozono, quindi della non più protezione. È vero che il sole in linea di massima determina da parte della cute una stimolazione, quindi raggi ultravioletti, gli UVA per intenderci, di vitamina D che comunque non trovandoci in Brasile, non trovandoci a Lampedusa, non è poi così sufficiente per garantire le nostre necessità. Quindi sì. Il sole va preso eh, con le dovute protezioni per evitare l'insorgenza dei tumori della pelle, e cercare di prenderlo nei momenti migliori della giornata, quindi al primo mattino o al tramonto, tenendo presente che, se poi non si è nell'età giusta, quindi nell'età fisiologica giusta, poi anche la nostra pelle diventa un po' più pigra nella produzione di vitamina D. Quindi direi sole sì, stile di vita adeguato ma se c'è bisogno anche supplementazione. Esatto, una supplementazione che poi sarà particolarmente indicata durante l'inverno, durante anche le altre stagioni, ma sicuramente ci sarà una metodologia, un piccolo segreto per mantenere comunque la salute, del, la salute delle ossa idonea durante tutto l'anno e non solo magari d'estate quando appunto c'è l'aiuto la, della luce. Sì, devo dire che ha introdotto bene lo stile di vita. Quindi lo stile, un corretto stile di vita significa una corretta alimentazione, perché non ci dimentichiamo che ci sono tanti alimenti che possono cooperare a, ad arrivare o comunque a porgere una quota del fabbisogno fisiologico di, di vitamina D, l'attività fisica, oppure, se parliamo di alimentazione, la vitamina D non è solo l'unico elemento di cui il nostro organismo si giova, ma ha bisogno anche di un giusto apporto di calcio e questi due elementi a loro volta hanno bisogno di un'attività fisica, quindi un'attività fisica insieme a un giusto apporto di calcio, insieme a un giusto apporto di vitamina D, ci permettono naturalmente di mantenere sempre le, no le nostre ossa sane, in buona salute, cercando di avere in momenti particolari, adesso questo inverno, in questo momento, insomma questo grigiore sicuramente non ci aiuta, se ci fosse bisogno una supplementazione ha parlato di calcio, chiaramente si riferiva al calcio inteso come minerale, al di là dell'aspetto sportivo che fa sempre bene, siamo anche in una struttura molto attenta all'aspetto sportivo. Dottore, in conclusione, io leggevo, dando un'occhiata al suo curriculum, di una onorificenza che lei ha ricevuto nel 2013. Cavaliere d'onore al merito della Repubblica Italiana. Per quale motivo? Ce lo racconti. Eh, devo dire che oltre all'oncologia io sono sempre stato impegnato nel, nel sociale, quindi ho sempre frequentato le associazioni di volontariato, sono anche in questo momento direttore sanitario di una struttura eh, di, di volontariato e devo dire durante insomma, il mio percorso di vita, quando c'è stato bisogno, nel mio piccolo ho offerto il mio aiuto, il mio contributo. Eh, in particolar modo sono stato responsabile della colonna mobile del, dell'Emilia Romagna quando, durante il terremoto dell'Aquila, eh, per cui ho avuto l'onore di guidare la parte sanitaria durante una delle settimane subito dopo il post-terremoto e questo insieme a tante altre segnalazioni, devo dire, da parte insomma, di persone che evidentemente insomma, hanno visto eh, in me qualcosa di buono, ma anche dal punto di vista dell'oncologia, perché ho avuto anche molte segnalazioni da pazienti oncologici, hanno portato ad avere questo riconoscimento. E devo dire la verità, mi vede molto orgoglioso perché sono uno dei più giovani cavalieri al merito d'Italia, perché il limite di ingresso è 35 anni, io avevo 38 anni, quindi è una bella, veramente, un bel riconoscimento che mi emoziona ancora oggi. Dottore, complimenti davvero, questa è una testimonianza importante per far capire quante persone straordinarie ci siano, magari dietro l'angolo, magari sedute su una poltrona verde insieme a noi, e davvero ci emoziona anche a noi questo racconto e questa descrizione, perché entriamo davvero nel suo animo e capiamo cosa ha voluto dire quello, perché lei non ha ricevuto questa onorificenza non perché l'ha voluta ricevere, ma semplicemente per quello che ha fatto. E questo è un elemento davvero molto molto bello. Grazie dottor Calpona. Grazie a voi sempre per l'attenzione e le coccole. <ride> Grazie dottore, appuntamento alla prossima settimana. È stato davvero interessantissimo parlare col dottor Sebastiano Calpona. Avevamo esordito, lui aveva detto essendo la terza volta che ci vediamo, tre il numero perfetto. Noi diciamo tre, siamo ancora in una serie che ci auguriamo che sia più lunga. Certo, non c'è 3 senza 4, per esatto. il resto si dice così. Grazie dottor Calpona, continuate a restare su Nowsy TV. Buona serata a tutti voi.